Eccola qui, buongiorno a Serenella Salomoni.it. Buongiorno Serenella. Buongiorno, buongiorno carissimi. Ormai mi sono abituato a dire sto punto it, in modo che così se qualcuno vuole andare a riascoltare, a sentire, a parte che poi c'è anche il nostro sabato che se fa risentire, riascoltare le cose che facciamo durante la settimana. Allora, amore non corrisposto. È una bella patata, è una bella patata. Direi di sì, direi di sì, perché mi attacco a un partner che non mi vuole, che è sfuggente, che è incostante, che non si accorge che io esisto. Ecco, perché queste sono proprio le cose che spesso succedono, e quindi possiamo andare a pensare che tutto questo crea proprio una specie di lutto, no? Quindi come possiamo poi dimenticare un amore non corrisposto? Perché questo ti produce molto dolore e devi elaborare tutto il lutto di tutto ciò, devi inventarti delle strategie per stare meglio. Molto spesso però dobbiamo renderci conto che queste, che sono delle vere e proprie dipendenze affettive, provengono magari da un'infanzia che mi ha creato dei buchi affettivi. Quindi vado a cercare sempre delle persone che possano aiutarmi, fra virgolette, proprio perché quando io sto con qualcuno non può diventare la mia mamma e mio papà. Certo. Devo crescere e devo togliermi da questa dipendenza affettiva. Quindi le figure genitoriali che non mi hanno dato questa sicurezza mi portano molto spesso a cercare qualcuno che le sostituisca, che mi dia quell'amore di cui ho bisogno. Ma io quello lo devo cercare dentro di me, e se un amore non è corrisposto, me lo devo cercare di dimenticarlo, di superarlo e di non continuare a starci lì con il pensiero, perché diventa un pensiero ossessivo che mi può portare poi a una depressione, alla poca stima di me stessa. Quindi se la cosa è molto pesante, allora forse dobbiamo vedere con uno psicoterapeuta cosa fare. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Se è molto molto doloroso, capisci, non devi avere qualcuno che ti aiuta anche in un solo colloquio, intendo dire, ma devo andare a rendermi conto, perché questa cosa potrebbe succedere anche nei rapporti successivi. Ok, molto chiaro. Grazie Serenella, domani, a presto, buona giornata. Grazie a voi, un abbraccio, ciao ciao.